La rimonta subita a Paliano domenica scorsa è una ferita ancora aperta per la Vissezze, che oggi torna nel fortino dello stadio Tasciotti, dove quest'anno ha sempre vinto e ci torna per ritrovare le sue certezze. L'avversario di questa quinta giornata del campionato di eccellenza laziale Girone B è il neopromosso Arce. I Ciociari sono penultimi in classifica e sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Dunque pronti a vivere questi 90 minuti, più recupero insieme al microfono di Dino Orlandi, mentre la parte tecnica è curata da Antonio Ferrara. Le due squadre fanno il loro ingresso in campo, andiamo quindi velocemente a ricordare le formazioni. Rocco Giannone per la Vissezze presenta Cenci, Marchetti e Di Razza, Marafini, Ranellucci e Di Trapani, Di Palma, Treiani, Incoronato, Valluzzi e Saccoccio. Alessio Ciardi per l'Arce invece manda in campo Della Pietra, Matrone e Gallo, Iozzi, Costantini e Plini, Lucchese, Valencia, l'ex di giornata, Veron, Bernasconi e Giallo. Arbitra il signor Luca Riccardo Serafino della sezione di Roma 1, gli assistenti Andrea Dobosch della sezione di Roma 2 e Francesco Pellecchia di Ciampino. Andiamo velocemente a ricordare anche le panchine per la Vis: Massa, Savo, Cecconi, Asci, Di Carlo, Geniti, Palluzzi, Luzzi Davide, Romani e Boam. Per i Ciociari ci sono Colucci, Ludovici, De Petris, Ercolino, Evangelisti, Cancelli, Paolucci, Pantano e Remo. Tutto ok, quindi si può partire. 9 minuti nel corso del primo tempo, c'è questo calcio di punizione in favore della formazione ospite con Iozzi. Vediamo se va al tiro, raso terra, la deviazione, palo! Clamorosa occasione per l'Arce, reclamano per un calcio d'angolo i giocatori ospiti, ma evidentemente la deviazione è stata di un giocatore in casacca gialla. Dunque si riprende con questa rimessa dal fondo, una grande occasione per l'Arce. Pronto per questo calcio di punizione molto vicino all'area di rigore, foltissima la barriera della Vis, sul pallone Valencia e Iozzi, va Valencia, la fa passare sotto, la respinta di Cenci, ma c'è il fuorigioco. Si alza immediatamente la bandierina sul tocco di Lucchese, dunque non vale il gol dell'Arce. Si riprende con un calcio di punizione in favore della Vis, immediata la segnalazione da parte del collaboratore dell'arbitro Francesco Pellecchia, che ha immediatamente annullato la rete dell'Arce. Parte il contropiede dell'Arce con Veron, tentativo di Veron, la parata a terra di Cenci, non difficile, applausi del pubblico. Ancora Veron al limite dell'area di rigore, il tocco in direzione di Costantini, parte il sinistro deviato, Cenci ci arriva, ancora un'occasione per l'Arce, pericolosissimo in questo primo quarto d'ora di gara. Vediamo se andrà in porta o cercherà un compagno, che pallone anche Iozzi in verità. Va Iozzi direttamente verso Cenci, che non ha problemi e blocca questo tiro al 21esimo minuto. Stiamo ancora aspettando la prima occasione per la Vissezza. Giallo, parte il tiro, pallone che finisce di poco alto. Ancora la conclusione da parte di Abdulli, Giallo. Poi serve Bernasconi in area di rigore, Bernasconi il sinistro e l'Arce passa, dobbiamo dire, meritatamente in vantaggio. Mezz'ora di dominio concretizzata da questo sinistro di Daniele Bernasconi su assist di Luis Valencia. Lo scatto da parte di Veron al limite dell'area, Veron può mettere per rimorchio mezzo giallo. Ancora un'occasione per l'Arce. Treiani, serve Di Palma in area di rigore, vediamo cosa combina. Paolo Di Palma si riporta sul sinistro, deviato, poi il pallone sembra ancora buono, libera la difesa. E dunque al 41esimo Treiani può anche andare al tiro, ci prova con risultati decisamente modesti e senza neanche un secondo di recupero. L'arbitro Delfino di Roma 1 manda le squadre negli spogliatoi all'intervallo. L'Arce in vantaggio per 1-0, il gol di Bernasconi.
tutto è pronto, non ci sembra ci siano stati cambi. Dunque ci apprestiamo a vivere questi secondi 45 minuti di gioco. Quasi 6 minuti nel corso di questo secondo tempo, buona occasione per la Vissezze da calcio piazzato sul pallone Treiani e Di Palma, con Palluzzi che si è appostato al limite dell'area di rigore. Ovviamente osservati speciali Ranellucci e Di Razza. Sarà Treiani a battere sul primo palo, il colpo di testa da parte di Plini a mettere il pallone in angolo. La maglierina va a Iozzi, centro dell'area di rigore, la respinta, poi giallo. Tiro alto, ma c'è stata una deviazione. Pallone ancora in angolo. Incoronato. Subito il raddoppio. Pallone per Palluzzi in area di rigore. Palluzzi la può mettere indietro. La respinta della difesa, sempre piazzatissimi i giocatori dell'Arce. Bernasconi in area di rigore. Colpo di testa pericolosissimo da parte di Lucchese, che sembra quasi non averci creduto fino in fondo. Dunque Arce nuovamente vicino al gol, che sarebbe quello del raddoppio. Romani, centro verso Ranellucci che non ci arriva, pallone si perde sul fondo. Sono 38 minuti nel corso di questo secondo tempo, calcio di punizione con Palluzzi, la mette morbida in direzione di Di Razza che controlla. Di Razza può andare alla conclusione, la traversa e il pallone che non entra. Vissezze anche sfortunata in questa occasione, ancora Di Razza può andare al cross in una zona dove c'è un fallo e dunque azione che finisce. Buona occasione stavolta ancora per l'Arce, tentativo da parte di Remolo, pallone che finisce sul fondo, occasionissima per gli ospiti. Marchetti può andare al cross, direzione di Boam, e il pallone che passa e poi finisce in rete, il pareggio al 45esimo della Vissezze. Il cross di Marchetti che nessuno ha toccato. E dunque sconfitta probabilmente l'Italia per la Vissezze, il gol di Diego Marchetti. Ha segnato la Vissa, fa la maglia numero 2, Diego! 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 48 minuti nel corso del secondo tempo, calcio di punizione. Pallone va a Iozzi, parata da parte di Cenci, quindi un lancio in direzione di Incoronato, c'è Cecconi tutto solo al centro, va Incoronato, tocca per Boan che non ci arriva. L'altra parte arriva Treiani, chi conquista questo pallone, va il tiro di Treiani, sbaglia. La clamorosa occasione per portare il suo in vantaggio. E finisce qui la partita in maniera abbastanza sorprendente, ci sembrava che fosse stato assegnato un calcio di punizione alla Vissi, invece dopo 5 minuti di recupero è finita 1-1 qui allo stadio Tasciotti. Al gol di Bernasconi ha risposto nel finale, proprio al 90esimo, Marchetti. È tutto e l'appuntamento alla prossima occasione. Della Vissezze Fabrizio Diemma, una partita difficile arrivata al termine di una settimana altrettanto difficile con 3 impegni, un po' di fatica forse si è vista. Sì, sicuramente quando c'è la Coppa di mezzo e soprattutto la partita di mercoledì ci ha tolto tante energie, che siamo rimasti in 10 a fine primo tempo e stava la partita tirata fino alla fine, qualcosa oggi abbiamo pagato. È un punteggio che alla fine insomma soddisfa per quello che si è visto in campo, secondo me. Soddisfa perché è stato riacciuffato alla fine. Poi sicuramente la partita ha avuto due volti. Primo tempo che l'Arce ha avuto la gestione del gioco, noi siamo stati poco incisivi. Invece il secondo tempo la squadra, fra virgolette, si è un po' sciolta, ha creato mole di gioco. E magari alla fine, con un pizzico di fortuna, se venivano sfruttate bene le occasioni di Treiani
il contropiede fatto da Incoronato, potevamo anche vincere. Con il gol d'oro di giornata, Diego Marchetti, innanzitutto ecco, raccontaci questa azione del gol, da fuori è apparso un po' casuale, però importantissimo. Guarda, mi arriva palla da Cecconi, io la stoppo, ho detto la metto dentro, l'ho messa dentro sperando in un tocco di un compagno, non c'è stato, la palla è entrata, quindi sono molto felice di questo gol. Come hai visto la prestazione della squadra? Parlavamo prima con Fabrizio, una squadra che è sembrata un po' stanca, soprattutto nel primo tempo. Sì, purtroppo l'impegno di Coppa ci ha levato molte energie, però noi sapevamo che non dovevano uscire con i tre punti l'Arce da qui, quindi noi siamo entrati cattivi, il primo tempo magari abbiamo sofferto un po' a livello di fiato, a livello di passo, ma al secondo tempo siamo entrati come noi sappiamo, siamo andati tosti su ogni contrasto e siamo riusciti alla fine a portare a casa la fine, anche con l'azione di Razza che purtroppo ha colpito la traversa. Però la squadra c'è, bisogna continuare a lavorare e giorno dopo giorno, e adesso abbiamo la testa già alla Lanagna. Hai cambiato ruolo in questa prima parte di stagione, un po' a centrocampo, un po' a difesa, ecco, un bilancio dove ti trovi meglio e dove secondo te puoi essere più utile alla squadra? Guarda, ti dico sinceramente che io nel giovanile ho sempre fatto la mezzala, però da quando sono in prima squadra qui a Sezze faccio il terzino e mi trovo molto bene, devo dire, e purtroppo ancora non mi sento di giocare a mezzala a centrocampo qui con i grandi, anche perché è un altro passo, quindi io dovrei ancora maturare sotto questo punto di vista. E io penso di dare una mano alla squadra giocando terzino, e dove il mister mi metterà giocherò, diciamo, perché voglio dare sempre il 100% alla squadra.